Grande Fratello, gli ex concorrenti Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi stanno vivendo la loro relazione fuori dalle mura della casa, ma continuano a condividere ogni momento con i loro fan. Ieri Greta ha scioccato i suoi followers dopo una dichiarazione su un comportamento di lui. Dopo l'uscita dal Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono mostrati felici e affiatati. La loro relazione era nata nella casa sotto le telecamere del reality che hanno documentato il loro inesorabile avvicinamento sentimentale. Quella che era iniziata come un'amicizia si è trasformata in un flirt fino a diventare una vera e propria relazione. Fuori dalla casa, i due hanno fatto sognare i Sergetti, i fan della coppia NDR, condividendo tanti momenti di quotidianità, di intimità e dichiarazioni di affetto reciproco. Finora le cose sembrano andare a gonfie vele, ma un'ombra sembra minare l'idillio ed è stata proprio Greta a farne rivelazione sui social. Nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, Greta e Sergio hanno festeggiato il mesiversario del loro primo bacio e hanno condiviso la loro giornata. I due sono andati a pranzo a casa di lei dove la mamma Marcella li ha ospitati a pranzo. Poco dopo Greta ha deciso di usare proprio il telefono della madre per lanciare una diretta su Instagram e tirare in ballo anche Sergio. La rivelazione shock di Greta su Sergio. Durante la diretta, Greta ha cominciato a rispondere alle domande dei fan curiosi della vita dei due dopo l'esperienza al Grande Fratello. Con chi frequentate della casa? Con chi non parlate più? Ma a un certo punto qualcuno chiede quali siano i difetti di Sergio e Greta decide di rivelare un aspetto del suo carattere che le dà piuttosto fastidio. Sergio è molto testardo, inizia a spiegare la ex GFina vuole sempre avere ragione lui. E poi ha un brutto vizio. Mi chiama sempre con il nome della sua ex. Quando discutiamo mi chiama sempre come lei. A quel punto molti dei followers le hanno espresso vicinanza per la spiacevole esperienza che le tocca vivere. In tutto questo Sergio ha deciso di non intervenire e lasciare correre senza commentare. Forse la relazione è così solida e i due sono a un livello di serenità tale da non essere intaccata dalle gelosie e da fantasmi del passato.